Eccoci qua al nostro gioco. Andiamo avanti, adesso appunto creando il punteggio alla raccolta dei nostri diamanti. Dopodiché passeremo alla creazione di un altro livello e vediamo come si fa a passare da un livello all'altro, mantenendo i punti. Quello che vediamo adesso è appunto l'utilizzo delle variabili. Le variabili sono una cosa importantissima, nei videogiochi sono una delle cose fondamentali, cioè capire come funzionano, cosa sono, è fondamentale. La variabile è come se fosse una scatolina dentro la quale tu metti dei dati che poi puoi far leggere dal computer e utilizzarli per un'altra cosa. Esempio stupido. Scatolina virtuale che chiamo punti. Quando l'omino prende un diamante, tu metti in questa scatolina un valore di più 10 punti. Quindi se dentro ce n'erano 0, quando prendi un diamante, diventa 10 il valore di questa scatolina. Se ne prende un altro, aggiunge 10 a quello che c'era già prima, e quindi diventa 20. A cosa mi serve questa scatolina con dentro i punti? È una cosa che rimane autonoma. Quindi io prendo i diamantini, no, tutte le cose, e vado avanti a mettere punti qua dentro. Questo lo posso usare come valore di lettura. Dico al computer, leggi cosa c'è dentro e nello schermo vammi a scrivere che cosa c'è dentro. Quindi andrò a creare una scritta, punti ad esempio, in alto sul mio schermo e dirò al computer di mettere vicino a quella scritta il valore che legge dentro questa scatola. E 20. Quando il nostro omino collide col diamante, il diamante scompare. Però, cosa deve succedere anche? Esatto, devo aggiungere i punti. Allora, add action, var variabile. E abbiamo tutta una serie di cose di variabili. Ci sono tre tipi di variabili. Variabile dell'oggetto, non so, una variabile che risponde sempre solo a quell'oggetto, non so, al nostro omino. Una variabile legata a lui. Oppure possiamo avere delle scene variabili, cioè una variabile che va è valida solo per questo livello. Quando cambio livello, quella variabile lì non esiste più. Ne devo creare un'altra, o uno uguale, o non so, ad esempio, la vita quindi il valore di una scena, la variabile legata a un livello, potrebbe essere appunto l'energia o la vita dell'omino, nel senso che in quel livello lì tu hai un tot di energia, ok? Può arrivare anche al limite minimo, ma non muori. Quando passi al livello successivo, quella variabile lì scompare e quindi tu avrai di nuovo l'energia al massimo. Se invece voglio mantenere i punti aggiornati man mano che vado avanti nei livelli o l'energia dell'omino, allora devo creare una variabile globale. È una variabile che viene utilizzata in tutti i livelli, è diciamo quella che sta in cima alla torre, d'importanza. Allora, noi dobbiamo fare un valore, quindi è questo. In questo caso, noi dobbiamo dire, prima di tutto, come si chiama questa variabile. Io la chiamo punti, così è più facile da ricordare. La variabile punti è una variabile globale. Poi devo dire che cosa gli devo fare a questa variabile, cosa devo mettere dentro. Metto un numero, quindi non so, uguale 3. No, io voglio aggiungere dei punti a quelli che ci sono già, non importa se sono 0 o quanti sono. Quindi add, vi dico, ci sono gli altri segni matematici, quelli base. Quindi aggiungo quanto? Io aggiungo 10 punti quando prendo il diamante. Ora, quando io vado a giocare, non vedo ancora niente perché non ho detto di scriverlo. Scriverlo
Semplicemente li prendo. Per il computer, però, adesso ci sono già 50 punti. C'è un numero che è pari a 50 dentro quella scatola lì. Ora devo fare in modo che questo valore di quella scatola venga fatto vedere a tutti. Ok, allora dobbiamo andare a creare un oggetto testo. Text. Questo è il nome dell'oggetto. Punteggio. Che cosa ci mettiamo come testo? Non metto punti. Va, così, semplicissimo. Ok? E lo piazzo qua. Questa parola rimarrà qua. E invece qua di fianco metto proprio il valore, il numero dei punti. Quindi andrò a fare un altro oggetto che si chiama valore punteggio, per capirci. E per adesso metto 0, lo metto io così perché all'inizio è 0 e metto valore punteggio 0, lo metto qua di 50. Ok? Perfetto. Adesso attenzione, per modificare questo numero che è nell'oggetto valore punteggio, questo è il nome dell'oggetto che sta visualizzando questo testo. Io devo modificare questo testo. Quindi vado negli eventi. Ogni volta che prendo un diamante, lui aggiunge 10 alla variabile globale che si chiama punti. E in più devo modificare questo testo. Quindi l'azione riguarda il testo. Scrivo text, ecco, vado giù e trovo modify the text, cioè devo modificare il testo. Il testo di cosa? Ovviamente lui mi fa vedere solo gli oggetti testo. Quindi quale testo devo modificare? Punteggio? No, perché c'era scritto punti e a me va bene che rimanga quella parola, ma deve cambiare il numero. Qua c'è valore punteggio. Allora il valore punteggio cambierà come? Deve essere uguale alla variabile globale punti, alla quale sono stati aggiunti 10 punti. Quindi uguale a chi? A quella variabile là. Deve essere uguale a quello che c'è nella scatola della variabile globale. Vado qua, cerco variabile, ecco il testo di una variabile globale. Quale? Quella che si chiamava punti, che avevo fatto prima. Applico. Vedi, mi viene fuori questa roba. Le maiuscole sono importanti, eh? Se lo volete scrivere a mano, questa roba si può. La devi però fare con le maiuscole dove ci sono. Global, variabile, string, vuol dire stringa, vuol dire che lui mi converte un valore in una parola. Cioè, il numero 10 punti, 10 è un numero, me lo converte in parola, quindi la scritta 1,0 e me la mette là. Fosse 30, il numero è un valore, 30, me lo converte in il numero 3 è 0 da visualizzare. Guarda. Visto? Molto bene. Questo è un modo per usare la variabile. Quando andremo all'altro livello, i punti rimarranno invariati perché è una global variabile.